L'Amphisculture di Beverly Pepper, l'opera di land art dell'artista newyorkese donata alla città dell'Aquila che si trova al Parco del Sole, è candidata ufficialmente al premio paesaggio del Consiglio d'Europa. Un premio che mira a valorizzare iniziative concrete per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica del territorio. La candidatura è stata annunciata e presentata a Palazzo Fibioni dal sindaco Pierluigi Biondi e dalla sovrintendente per l'archeologia, belle arti e paesaggio per l'Aquila e Cratere, Alessandra Vittorini. L'opera è anche al centro di un documentario che è stato realizzato invece da Luca Cococcetta e Marco Maccarelli. All'interno c'è anche una lunga intervista all'artista, spesso all'Aquila negli ultimi tempi. Il progetto Amphisculture usa il paesaggio naturale, con le sue variazioni stagionali e i suoi elementi climatici, come parte integrante dell'installazione e si fonda sul rispetto del paesaggio, della tradizione locale, hanno detto i presenti, della sua storia e della memoria del luogo. È un'opera che vuole restituire alla città un luogo di incontro e socialità. Ringrazio la sovrintendenza, ha detto il sindaco Biondi, per quanto fatto in questi anni. Questa iniziativa si iscrive nell'ambito di un vasto raggio d'azione, di una dinamica e proficua attività, che oltre al recupero e alla tutela del patrimonio ha visto la sovrintendenza impegnata nella sua promozione.